Palermo, contrabbando di sigarette e 6.000 stecche di biondo sequestrate dalle fiamme gialle. Castellammare, atti persecutori nei confronti dell'ex, scatto il divieto di avvicinamento per un 32enne. Trapani, si è insediato a Palazzo del Governo il nuovo prefetto del capoluogo, Daniela Lupo. Mazzara, due appelli a vuoto stamattina in aula, salta la seduta di consiglio comunale. Calcio femminile, goleada interna del Marsaladino Lombardo Angotta contro lo Sport Palermo. Benvenuti al TG Vallo prima pagina. Apriamo con la cronaca. Divieto di avvicinamento all'ex per un 32enne di Castellammare del Golfo. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della stazione Castellammarese. I particolari nel servizio. I carabinieri della stazione di Castellammare del Golfo hanno sottoposto un uomo di 32 anni alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Trapani, è scaturito dalle indagini dei militari dell'arma a seguito della denuncia presentata dalla vittima, l'ex convivente di 27 anni. La donna ha raccontato ai militari delle minacce e molestie subite dall'ex compagno con pedinamenti e appostamenti anche sul luogo di lavoro. Per l'uomo, quindi, è scattata la misura del divieto di avvicinamento eseguita dai carabinieri della stazione di Castellammare del Golfo. Un sequestro di sigarette di contrabbando è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Palermo durante alcuni controlli. Sentiamo. Un sequestro di sigarette di contrabbando è scattato a Palermo, nei giorni scorsi, durante alcuni controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza del capoluogo siciliano. Le fiamme gialle hanno controllato un furgone con l'aiuto di un cane anticontrabbando. L'accurata perquisizione sul mezzo ha permesso di trovare e sequestrare 6.000 stecche di sigarette di contrabbando. Le sigarette, oltre una tonnellata di peso, se immesse sul mercato avrebbero fruttato guadagni per 200.000 euro circa. Per il guidatore del furgone, un italiano, è scattato l'arresto in flagranza di reato con l'accusa di contrabbando. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. L'arresto dell'uomo è stato convalidato dal Tribunale di Palermo venerdì scorso. Niente seduta di Consiglio Comunale questa mattina a Mazzara del Vallo per mancanza del numero legale. Al secondo appello erano presenti in aula appena 11 consiglieri. Il Consiglio pertanto è stato rinviato a domani alle ore 10. Affinché la seduta sia valida sarà necessaria la presenza di almeno 10 consiglieri. All'ordine del giorno, lo ricordiamo ancora una volta, l'esame del bilancio di previsione 2023-2024. Presenti al secondo appello 20 consiglieri, il Consiglio Comunale di Marsala, riunitosi ieri pomeriggio a Palazzo 7 Aprile, ha proseguito la discussione sul programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025. Sull'atto deliberativo si sono registrati vari interventi da parte dei consiglieri comunali presenti in aula e dell'amministrazione comunale. Conclusa la discussione, il presidente Sturiano ha poi aggiornato i lavori a giovedì 16 novembre, fissando l'inizio della seduta alle 15.30. Termina qui TG Vallo prima pagina. Ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. Si è insediato ieri il nuovo prefetto di Trapani, la dottoressa Daniela Lupo, che arriva dalla prefettura di Piacenza. In mattinata, dopo gli incontri istituzionali, il neoprefetto ha incontrato anche la stampa. Sentiamo. È un territorio che ha delle bellezze e una storia importante e sicuramente da approfondire e da esaminare con una responsabile
conoscenza ed un approccio anche pratico, anche pratico. Spero di portare quello che è il mio bagaglio di esperienze e di ricevere tutte quelle informazioni necessarie a fare ancora di più. E sicuramente credo nella partecipazione, nella realizzazione di alcuni obiettivi che per la loro complessità devono necessariamente passare da quel coinvolgimento da parte di tutte le componenti, quindi non solo forze dell'ordine, autorità giudiziaria, enti locali, ma anche della cittadinanza attiva. Ecco, questo è l'impegno che assumo nel ringraziare l'amministrazione per avermi designato e per avermi mandato in questa terra che da oggi è anche la mia terra. E auguri di buon lavoro al nuovo prefetto Daniela Lupo. Sono arrivati da Leonardo Lapiana, segretario generale della CISL Palermo-Trapani. Dato il momento di forte difficoltà vissuto dai cittadini, famiglie, pensionati, giovani, oggi più che mai serve un confronto continuo tra le realtà sociali e istituzionali, ha dichiarato Lapiana. Si registra anche la dichiarazione del segretario UIL Trapani Tommaso Macadino. Le criticità con le quali ci confrontiamo ogni giorno, ha dichiarato, vanno sicuramente affrontate attraverso l'impegno comune nell'ottica di una collaborazione fattiva tra le istituzioni e le parti sociali presenti sul territorio. Una grande gioia quella che giorno 23 novembre vivranno a Roma i membri del Consiglio Direttivo dell'AIRT Sicilia che incontreranno in udienza privata il Santo Padre Papa Francesco. L'occasione nasce dal fatto che l'AIRT, associazione che vigila, tutela ed educa gli utenti dei media con passione e competenza nell'ottica della sua ispirazione al messaggio cristiano, compie 70 anni dalla sua costituzione nazionale. A partecipare all'udienza saranno 60 delegati regionali per AIRT Sicilia, parteciperanno la Presidente Edora Polizzi e il corpo direttivo accompagnati dall'assistente ecclesiastico regionale Don Edoardo Bonacasa. Nei prossimi giorni si celebreranno una serie di giornate mondiali europee per la protezione dei minori e la prevenzione alle forme di abuso nelle città di Marsala e Mazara nell'ambito del progetto Ritessere legami, la relazione come cura. Sono previsti alcuni eventi di sensibilizzazione e attività rivolte a bambini, ragazzi e all'intera comunità. Due in particolare gli appuntamenti a Mazara, il 19 novembre all'interno della biblioteca L'Isola che non c'è, il 20 novembre nella CASBA in occasione della giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo terza pagina. Benvenuti al TG Vallo terza pagina. Il mazzarese Giovanni Salvo, diventato cittadino onorario di Scaletta Zanclea. Salvo nel 2009 andò nella città come volontario durante una terribile alluvione. Il comune di Scaletta Zanclea, con a capo il sindaco Gianfranco Muschella, ha deciso di accogliere Salvo nel palazzo di città e di nominarlo cittadino onorario del comune. Giovanni Salvo si recò volontario per dare aiuto a tutti i cittadini colpiti dalla catastrofe naturale. Ed ora lo sport calcio. Si è giocata nel weekend la partita calcio femminile Marsala Sport Palermo, gara della terza giornata di campionato eccellenza femminile, terminata 9-0 per Lili Betane il servizio. Questa è la terza giornata del campionato di eccellenza
Sicilia femminile, ma sarà ospita lo Sport Palermo. Dietro la linea del pallone non devi essere egoista, sei sullo 0-0, devi far segnare la compagna, poi magari sul 4-0 puoi fare quello che vuoi. Però, e adesso però, invece il gol. C'è il gol di Claudia Bandino che strappa il pannone alla portata, adesso può esultare. Ma ne parliamo tra poco, perché c'è ancora il Marsala femminile in attacco. Claudia Bandino, grande gol di Claudia. Infermabile. Questo gol bellissimo. Tre partite, probabilmente. Attenzione al tanto di fermo. Un'azione bellissima di Musumeci, palla al centro. Arriva 3-0 con Veronica di Napoli. Melo, questo filtrante bellissimo di Bernardini verso Di Napoli. Di Napoli col sinistro para il riferimento. Alessia di Napoli. Bellissimo. A fil di palo, applaude anche Valeria Anteri. Questa sua intensità, perché Muzzo è comunque una giocatrice che lotta su tutti i palloni, in ogni pallone. Intanto guarda Bernardini, sposta benissimo il pallone, marcella via, arriva al tiro, passaggio diventato per Claudia Musumeci. Arriva il 5-0 del Marsala in Coppa Italia. Bello questo passaggio di Bannino per Bernardini, che bello vederla giocare. Forza Veronica, sul secondo palo di piatto, brava. 4-0 in aria, vediamo chi arriva sul pallone, arriva! Non poteva che non sempre arrivare in lei testa. Lei di testa, Cristina Termine, una spada. Panchina, c'è Gaia Giacalone nella 2007 che ha già esordito. Oh. Attenzione, bella la parata del portiere dello Sport Palermo sul tiro di Musumeci. Dall'altra parte Bernardini, cross al centro, Claudia Bandino. Il secondo tempo di Marsala calcio femminile. Sport Palermo, però non è che sbatte davanti all'area di rigore, lo controlla bene. Mamma benissimo mia. Malek Balul, brava sta ragazza, molto brava. Come dice Francesca, ce ne sono state tante, io ricordo però fallo di mani nette, intanto calcio di rigore per il Marsala, fai giocare, gol di Lucrezia Donato, 9-0 per il Marsala. Siamo qua per migliorare, per crescere settimana dopo settimana, allenamento dopo allenamento. Ho la disponibilità di tutte le ragazze e questo mi aiuta nel mio lavoro. Devo fare comunque complimenti al mister e alle ragazze del Marsala, perché anche oggi hanno interpretato la partita al meglio. La differenza naturalmente c'è, si vede in campo, e faccio i complimenti al mister perché sta facendo un ottimo lavoro. Tutte le 2009 oggi hanno giocato tutte, quindi ho addirittura a discapito di qualche anziana, cioè, e sono entrate tutte determinate, tutte decise a far vedere di che pasta sono fatte. Sono cresciute visibilmente, loro hanno 2 anni di insegnamento tecnico e tattico di mister Montalbano e si sono ritrovate adesso in prima squadra come se il passaggio fosse stato naturale, perciò sono contenta, anche perché come mentalità non mollano. Per la pallavolo femminile, seconda vittoria consecutiva per le ragazze della Vigor, progetto Volley Mazara, che domenica pomeriggio hanno vinto con un netto 3-0 contro il Mondello Volley. Domenica prossima, difficile trasferta per le mazzaresi a Villa Grazia di Carini. Primo weekend casalingo per Lady, cioè Entello Volley, che ha perso 1-3 sabato pomeriggio contro lo Sciacca. Prossimo impegno, ancora sabato in casa, contro Trinisi, una squadra con molta esperienza che lo scorso anno ha fatto anche i playoff. Con lo sport è tutto per la programmazione in onda sulla nostra emittente. Vi ricordo che questa sera alle 21.35 trasmetteremo un nuovo appuntamento con lo speciale Televallo. Ospite in studio il coordinatore provinciale di Forza Italia, Toni Scilla. Ed è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.